Oggi giornata di test. Ho utilizzato diversi prodotti chimici e non, e poi ho provato ad incidere. Andiamo a vedere cosa è saltato fuori. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Allora, voglio vedere se sono realtà oppure sono dei miti o delle leggende queste cose. Ho visto diversi prodotti chimici e non, come vi dicevo, che vengono utilizzati nel legno. Nel mio caso ho utilizzato del legno di pioppo, ma si può fare anche su altri legni. Ci sono anche dei prodotti strani che ho provato lo stesso ad utilizzarli per capire se veramente rendono un effetto migliore confronto alla classica incisione. Quindi, prima di entrare nel mezzo e farvi vedere i vari prodotti che ho utilizzato, voglio ringraziare i nuovi abbonati al canale, che ad ogni video aumentano, quindi grazie mille per questo. E se volete anche voi abbonarvi, trovate il link qui sotto nella descrizione oppure potete cliccare direttamente sul tasto abbonati. Bene, dopo questa piccola premessa vi faccio capire un attimo i prodotti che ho utilizzato. Li devo leggere perché non me li ricordo a memoria. I prodotti che ho utilizzato sono ammoniaca, il classico biossido di titanio, borace, il bicarbonato di sodio, il sale e il pepe. Ebbene sì, ho utilizzato anche questi due prodotti perché ho visto alcuni video in cui hanno utilizzato questi prodotti per migliorare l'incisione. Siccome voglio sbattere la testa, perché voglio capire se realmente queste cose sono vere, e più anche poi potrebbe anche interessare a voi, ho realizzato una serie di blocchi con Light Barn, dove poi sono andato a spennellare tutti i vari blocchi, tutti i vari quadrati che ho realizzato per poi inciderli. Quindi passiamo direttamente su Light Barn. Vi faccio vedere dei semplici blocchi che ho realizzato, dei quadrati, nulla di che, e tutta la procedura coprente che gli ho dato, perché voglio farvi vedere passaggio per passaggio come ho realizzato tutto questo. Prima di tutto, ovviamente, devo realizzare un material test per capire qual è la giusta potenza. Per la realizzazione di queste incisioni utilizzo un MacPaw X3 Pro, che ha fatto un video di recente, che è un laser da 10 watt che mi sta dando delle belle soddisfazioni. Quindi passiamo subito su Light Barn e vi faccio vedere cosa ho realizzato. Bene, eccoci su Light Barn. Vi faccio vedere una cosa semplice. Come vedete, sono 8 semplici blocchi in cui andrò a fare un semplice material test qui all'interno. Farò l'incisione originale, poi andrò a utilizzare le varie incisioni con il biossido di titanio, con il borace, con l'ammoniaca, con il bicarbonato di sodio, con il sale e con il pepe. Forse mi sono dimenticato di dirvi che ho utilizzato anche bicarbonato di sodio tra i vari test prima. Quindi adesso andrò a tagliare ed incidere i miei quadratini e poi andrò a utilizzare i vari prodotti come descritto all'interno del quadratino. Bene, ho tagliato tutti i quadratini. Per accelerare un po' i tempi, ho già effettuato il material test. Vi faccio vedere qui sopra in velocità il material test, giusto per farvi capire che ho utilizzato il MacPaw X3 Pro. E questo è il material test. Eccolo qui. Ora, sulla base di questo, io riesco a capire a che velocità posso andare a incidere l'originale. C'è da fare un'osservazione. Il material test sarebbe da fare per ogni prodotto che sono andato ad utilizzare, perché in base al prodotto che si va a utilizzare i parametri cambiano, giustamente. Cioè, che sappiamo benissimo, ci sono alcuni prodotti che scuriscono di più, altri che non lo so, la ingialliscono, poi andremo a vedere. Comunque andrebbe fatto un material test per ogni prodotto. Io non l'ho fatto, io voglio solo capire se sono dei miti o sono delle cose vere, soprattutto quella del sale e del pepe, che sono curioso capire cosa ne salta fuori. Quindi adesso, prima di andare a incidere tutto, iniziamo ad utilizzare i prodotti sui vari blocchi di legno. Bene, ecco qui i nostri pannellini, come vedete sono già suddivisi per prodotto. Nel biossido di titanio non metto niente perché ho già il preparato pronto. Iniziamo col bicarbonato di sodio, che ci metto già dell'acqua. È acqua calda, ovviamente. L'ammoniaca non metto niente perché sapete benissimo che l'ammoniaca che compriamo è già diluita. Vado a metterci l'acqua nel borace, vado a metterci l'acqua nel sale.
E per finire vado a metterci l'acqua nel pepe. Come vedete, ho già grattato il pepe perché ho il pepe grosso che devo grattarlo. Quindi fidatevi che è un cucchiaino. Quindi adesso vado ad inserire il biossido di titanio che, come vi dicevo, è già diluito. Sperando di non fare un macello perché mi sto muovendo un po'. Ok, ho trovato la posizione. Andiamo a riempirlo. Attenzione, benissimo. Chiudiamolo, va che prima che mi cada tutto, preferisco chiuderlo. Ok. Partiamo con il bicarbonato di sodio. Vado a prendere un cucchiaino, mezzo cucchiaino per l'esattezza. L'ammoniaca, come dicevo, è pura perché è già diluita con l'acqua, non è ammoniaca al 100%, perché se fosse al 100% sarebbe veramente, oltre ad essere tossica, sarebbe alquanto fastidiosa. Bene. Mettiamo un po' di borace, acido borrico. Eccolo qui. Prendo un mezzo cucchiaino. Ok. Benissimo, il sale che andrò a utilizzare un altro cucchiaino, scusate un attimo, vado a prenderlo perché non voglio mescolarlo con gli altri prodotti, perché il sale lo uso anche per cucinare solitamente. Questo lo mettiamo da parte, bene, utilizziamo il sale, eccolo qua, bene, sempre mezzo più o meno, ok, aggiungiamo qualcosa, ok, perfetto. Bene, adesso non mi resta altro che iniziare a mescolare il tutto, quindi iniziamo. Ok. Prendiamo un altro pennellino, mescoliamo il sale. Ok, borace. Mescoliamo il bicarbonato di sodio. Il biossido di titanio. Vi faccio vedere tutti i passaggi perché così vedete anche voi che sto realmente utilizzando i prodotti nei vari quadrati. Ok, e ora iniziamo a spennellare. Quindi iniziamo con il biossido di titanio. Questi pennellini sono ottimi perché spennellano bene, non fanno grumi. Ve li consiglio, non costano tanto, ve li consiglio, magari vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Quindi adesso vi lascio vedere i miei spennellamenti e poi passiamo a vedere le incisioni. Non vi faccio vedere il video delle incisioni, magari ve lo lascio sopra in time lapse perché altrimenti diventerebbe troppo noioso e lungo il video. Però questo ci tengo a farvelo vedere perché è giusto che vedete che io sto utilizzando i vari prodotti sui vari materiali e da lì non ci piove che quello è il materiale, insomma. E da lì siamo sicuri che quello è il prodotto che sto utilizzando. Ho anche il pennellino che si stacca, ottimo. Bene.
Allora, i quadrati fanno 100%, sono da 10 cm, io farò l'incisione su 90 mm, quindi non vi preoccupate che ci stanno benissimo all'interno, anche se vedete che non ho coperto fino in fondo tutto quanto. E ora vediamo questi due miti se sono veri o no, sono veramente curioso sul sale e sul pepe. Vediamo. Perfetto, bene, abbiamo finito tutto, adesso andiamo a vedere le incisioni e vediamo i risultati subito. Bene, siete pronti? Oggi mi sono proprio divertito a fare questi test qua. Allora, questo è l'originale, eccolo qua. Qui non ho fatto niente, quindi nudo e crudo, cioè inciso utilizzando il material test e capendo qual è la migliore, i migliori parametri ovviamente di potenza e velocità. Eccolo qui. Questa è l'ammoniaca. Li guardo anch'io perché così voglio capire un attimo le differenze. Ok. Differenza veramente minima. Ve la faccio vedere. È leggermente, leggermente più scura. Da valutare. Eccolo qua. Vi ricordo che però sarebbe da fare un material test per ogni prodotto. Quindi può darsi che si migliori. Diciamo che qui alcuni punti sono più scuri confronto all'originale, sì. A me piace di più l'originale perché in alcuni punti si vede meglio le rifiniture di questa volpe. Se vedete qui sull'originale, guardate qui e guardate sull'altra, a me piace di più l'originale perché è più rifinita, però... Ripeto, bisogna fare il material test per ogni prodotto. Questo è il biossido di titanio. Confronto all'originale, come vedete è più scuro. E la differenza la si nota, insomma. Bene. Passiamo al borace, che penso che molti lo conosceranno. E il borace sapete che... lascia proprio delle linee nere ed ecco qui, e qui si vede la differenza. Anche qui secondo me, lavorando col material test tenendolo più basso, secondo me l'immagine si migliora perché il borace è ottimo, benché io preferisco sempre non utilizzare i prodotti, però ci sono molte persone che lo fanno. Ecco qui. Passiamo al bicarbonato di sodio, che sinceramente, boh, non lo so, è venuta veramente, veramente scura, poco definita. Forse tenendo i parametri molto più bassi confronto a quelli che ho tenuto io sull'incisione originale, si migliora. Bene, e vi ho lasciato per gli ultimi, e vi ho lasciato per ultimo il sale e il pepe. Iniziamo. Sale, non guardate l'immagine che è scentrata, è colpa mia quella, però eccolo qui. È un po' più scura, non so, boh, sinceramente vediamo, ma è più rifinito dall'originale, non so, da valutare insomma. E questo è il pepe. Stavo già guardando perché ero curioso. È più chiara, come vedete, l'immagine. Io ho utilizzato gli stessi parametri che ho utilizzato sull'originale su tutti i prodotti. Cosa ne dite? Ci sono diverse cose interessanti che potremmo valutare qui su questi prodotti. Anzi, potrebbe essere interessante
scrivetemelo pure qui sotto nei commenti se vi può interessare un video fatto per i vari prodotti approfondendo, cioè come dicevo prima, material test per l'ammoniaca, material test per il biossido di titanio. È un lavoraccio per carità, però se può interessarvi, se raggiungiamo un tot di commenti che le persone può interessare questa cosa, lo posso fare. Beh, come vedete, questi sono dei test molto interessanti, soprattutto sul sale e sul pepe abbiamo visto alcune differenze. Possiamo approfondirli, magari, vi ripeto, lasciatemelo qui sotto nei commenti. Diciamo, guardando le immagini, scusate, le ho qui sotto così do un occhio, diciamo che il borace è quello che mi piace di più. Certo, c'è da lavorarci un po', secondo me il parametro era troppo alto per quel tipo di incisione, perché ha utilizzato gli stessi parametri dell'originale. Anche il biossido di titanio non è male e sinceramente anche il sale non è venuto male. Secondo me lavorandoci col material test si può ottenere qualcosa. Quello che non mi è piaciuto è stato proprio il bicarbonato di sodio, forse anche lì. O bisogna metterne di meno, bisogna un attimo lavorare sulla quantità di bicarbonato oppure lavorare un attimo con i parametri. Insomma, ogni prodotto è a sé secondo il mio punto di vista. Fare il material test generale per tutti quanti, insomma, ma a me mi incuriosiva più che altro capire il sale e il pepe se potevano dare delle agevolazioni sull'incisione. E sinceramente, boh, qualcosa, il pepe ha schiarito, il sale ha reso un po' più scuro. Boh, è da provare, da approfondire questa cosa. L'ammoniaca, boh, è uguale, non vedo grosse differenze tra l'originale, ve lo rifaccio vedere, magari se vedete voi qualche differenza scrivetemelo pure nei commenti, magari io sto diventando anche cieco. No, perché non porto gli occhiali quando utilizzo il laser, ma perché sto diventando vecchio. Comunque va bene. Bene, io spero che questi test vi siano stati d'aiuto. Sicuramente alcuni li conoscevate, perché il borace e gli ossidi di titanio, penso che chiunque li conosca, chiunque che utilizza il laser, perché sono le prime prove che uno fa. Però quella del sale e del pepe non credo che la conoscevate. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se vi piace un video del genere, lasciatemi un like. E iscrivetevi al canale, ovviamente, chi non l'ha fatto. E vi ribadisco per l'ennesima volta, se volete che approfondisca, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti. Bene, io vi ringrazio per l'ennesimo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!